Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui a giocare su Dinamo Piovra con Mulhouse. Abbiamo appena conquistato Augsburg e quindi stiamo ufficialmente a due province per finire tutta la Swabia, più le tre che c'ha l'Austria, e questa lo sa solo Cristo come la prenderemo sta roba. Però c'è una missione che magari procca delle ribellioni. Non so se tipo un evento mi viene trasferita la provincia in automatico, oppure se tipo gli escono i ribelli, capito? Se gli escono i ribelli, l'Austria c'ha un esercito che sicuramente lo può fermare, quindi sarebbe da aspettare il momento in cui, che ne so, c'hanno una guerra civile, una roba del genere. Comunque sto molto tranquillo, 90%, abbiamo risolto tutti i problemi economici, abbiamo messo tutte le tech in paro, ma mancano due idee militari e basta. Insomma, siamo messi benissimo. Gli advisor non li pago una sega perché sono full innovativeness, royal favoritism, che se non sbaglio è se sei della cultura del boss costi di meno. Insomma, come vedete, gli advisor li pago veramente poco. Sarebbe anche da farli livello 3, insomma, sti altri due. Almeno questo militare sicuramente, perché Leopold de Marimont costa la metà, oltre a tutti questi bonus che ci stanno sopra. Ok, ora il mio esercito va a fermare gli ultimi due ribelli che dovrebbero spawnare, che sono Socinian e Augsburg. Ok, questi li abbiamo scioccati. Qui non c'ho niente di che, insomma, c'ho sta missione brutta di Acquire Subject, e quando dovrò fare l'annessione di Wuttenberg la faccio, poi la flotta non la posso fare. Crescita ai 5 stati, e poi quello, ragazzi, mi sa che non si può fare. O forse stiamo a 5 precisi, però non lo so, perché quello della capitale non conta. Quindi è 1, 2, 3, 4. Ragazzi, non si può fare una missione. Dove prendere un altro state ancora? Oddio, ho accettato la cultura borgognona, quindi in realtà potrei prendere queste due. Quando riesco a pistare la Svezia, ma... Insomma, no, non è il problema di dove sta, quanto è grande, ma di chi è alleata. England. Ah no, si è smontata un po' di roba. No, perché prima era tipo alleata pure dalla Polonia, quindi tipo attaccavi là e intervenivano tutte le grandi potenze mondiali. Comunque sto facendo amicizia con il mio alleato austriaco e con il mio irascibile vassallo Wuttenberg, che finalmente sono riuscito a riportare in positivo. Forse mi è finito qualche malus diplomatico, fammi vedere. No, c'ho ancora Annexed Subject. Ok, comunque siamo arrivati nell'era della riforma, ragazzi. Siamo arrivati nell'era della riforma, fammi vedere qua, qui proprio. Allora, tutte le culture germaniche, impossibile, calcola, proprio impossibile. Arriva nella riforma, protestanti, riformati, anglicani, ausiti, non lo so. Le umaniste che fanno? Le umaniste le uso poco perché di solito tendo a convertire io. National Rest, armonizzazione, separatismo, eretici, culture promosse, religious unity, infedeli, improve relation. No. Non ci faccio niente. Magari i mix sono buoni. Innovativeness gain con le quality. Boh, no, le umaniste non le faccio, ma anche le religiose, o sì? Missionari. True faith, potenza del missionario, tolerance of the true faith. Papa, prestigio del missionario, opinione delle cose della stessa cultura, cioè la stessa religione. Questa non serve a niente. Con le quality che succede qui? Siege ability e moral damage. Ok, questa non è male. Boh, no, qua probabilmente andrò a fare all infrastructure, early army professionalism e army drill modifier, che aumentano così mantenimento degli state, più prosperità, construction cost, expand infrastructure cost, movement speed e center of trade, governing cost, quello non mi serve, fort maintenance, expand administration gratis per 5 volte, expand administration è quello che usi a governing, cioè i punti della riforma del governo per aumentare la governing capacity, development cost. Ah, i mix avevo già visti. Se no dovrei fare le idee economiche, tasse, inflazione, mercante. Il gold non ce l'ho, interessi, mantenimento dell'esercito,
sviluppo dalle manifatture production efficiency. Mai visto sto coso, l'hanno messo da poco. Goods produced modifier. Con quali di disciplina 5%. Se non le trade. Se non le trade, perché almeno due o tre mercanti mi servono. Non so se li devo fare tutte e due in realtà. Allora, io dei punti di Diplo sto un po' indietro. Anche se c'ho Alfred Moll che insomma mi sta un po' forte. Tiè, intanto famo Leo. C'ha 50 anni. C'ha 50 anni. Allora, Mainz ha finito il mio knowledge sharing. Damolo ai vassalli, tiè. Questo già c'ha coso. Ok, tiè. Purtroppo con la Diplo Rep negativa nessuno ti fa che cosa, vabbè, insomma, poco male. Ok, io dammo un po' ai nostri vassalli e speriamo che non arrivi all'Impero Ottomano, sì, magari appena mi passa il problema da Diplo Rep, poi si vola nel 12, tra due anni, ragazzi. Tra due anni, insomma, non manca molto. Max amicizia con Wuttenberg, Regol Diplomat. Qui si fa pure Royal Marriage. Ok, e quindi questo insomma abbiamo risolto. Mo cominciamo a fare claim su sti ragazzi. Ulm e quell'altro. Con l'Austria ho quasi finito. Mi sa un altro mese e ci siamo. Intanto sto a fare i soldi. Costi soldi. Dona World, la produzione lo facciamo. Tanto alla fine serve, ragazzi. Come vedete anche i nostri vassalli stanno a fare un po' delle costruzioni. Austria Max amicizia e facciamo anche il claim su Memmingen. Stiamo facendo 6 al mese, ragazzi. Questi purtroppo ancora non escono. Io me li metterei qua e li brocco. Anzi, me ci metto proprio sopra. È morto Leopold, meno male che non l'ho potenziato. Ok, questa che è quella che costa la metà, mi sa di sì, perché livello 2 la vedo. La vedo o lo vedo? No, perché c'ha il bordo d'oro, quindi in realtà è un maschio. Ok, quindi Provoke Revolt, ne escono 13, ma io dovrei fare un casino. Che sono morti 3000 cristiani, un po' casino. Questi devono uscire al posto più sviluppato. Fammi vedere quali sono le cose. Herzog, Bar e Wirten. Ok, a Herzog, Bar escono. Nel posto più sviluppato escono i ribelli, ragazzi. Noi ammazziamo gli ultimi due. Cioè, l'ultimo ribelle, questo lo rimetto a ballà. Anzi, aspetto un attimo che questo si ripia. Tanto ci famo ste spie e ci stanno a fare, come vedete, probabilmente il controspionaggio, perché lo sanno come va a finire piano piano. Anche se non posso attaccarli direttamente, insomma, Clayman mi dà sempre ugualmente un bonusino a velocità di far correre, queste cose qua. L'idea di qualità sulla nave, ragazzi. Quindi naval attrition almeno 25%, fortunatamente. Vabbè, le ultime due però sono buone, ragazzi, Aggressive Expansion Impact, poi non c'è sempre più, ragazzi. Abbiamo finito, non servono più. Abbiamo finito le conquiste. Allora, Provoke Revolt. Ne sono usciti 15, ma siamo almeno uno perché sono usciti in foresta. Ok. Perfetto. Quindi questi non c'è più bisogno che stanno a perdere tempo a ammazzare i belli. E mo questi li mettiamo a ballare. No, li ho concentrati. Li ho concentrati. Quindi ho perso due fanteria. Vabbè, le rifaccio. Tiè, due fanterie. Tanto la manpower ce l'ho massima sempre. Allora, Ingolstadt non può essere più parte del nostro reame. Vabbè, chi se ne frega, sarà il mio vassallo. Ecco, le altre cose che posso fare sono i reconquest per Ingolstadt. 75 military power invece de... Cioè, prendendo un po' di inflazione, chi se ne frega. Ok, allora, 4 cannoni per questa fase vanno benissimo. Quindi in realtà posso fare tipo fino a 26 esercito, li lascio a ballà. Tiè, facciamo così. I burger 10 di influenza, e va bene.
La Francia ci insulta. Non c'ho modo per arrivare a power projection alta. Per Dumo de Stabilo 25 riforma del governo. Va bene la riforma del governo. Oh, ma sta riforma la fa passare, sì? A proposito, ma qua che ho messo? Niente ho messo, perfetto. Autonomia è ancora altissima, quindi abbassiamo l'autonomia. No, perché mo la prossima riforma è proprio quella che mi dà uno sconto al mantenimento degli state, tra cui gli editti, ok? Quindi in linea teorica con questi editti vado a bestia. Ma abbassa l'autonomia, non pago manco tanto. Qui intanto ho bonus commerciali importanti. Se spie ci vuole, Poi ci vorrà 30 e 30 poi, perché stiamo nell'impero. Comunque, stiamo a 26. Ok, quant'è la combat width? 25? No, vabbè, ok, aspetta però. Ok, no, ne faccio altri due. Se è 25 io sto a 20. No, a combat width non ce sto manco per finta. Se metto tutti gli eserciti insieme, sì, in realtà. E intanto comunque il nostro primo step di professionalismo l'abbiamo fatto gratis e ballando, ragazzi, eh. In realtà con due o tre cose in più magari posso fare un esercito ballato in questa partita come cosa, un esercito molto forte. Mantova. Scusa, che ha dichiarato? Non ho capito. Austrian Conquest of Mantova. Questa è Ferrara. Cioè, Ferrara è austriaca. Da quando? Da quando, sì. Vabbè, comunque, sta fase è molto tranquilla. La prossima riforma di governo che cos'è? Livello? Credo 7. Ok, sì, livello 7. Che me darebbe? Monarch amministrative skill, ma aumenta la corruzione all'anno. Che poi viene abbassata da stando in avanti con le tech. Advisor cost. Ok. Leader cost. Posso vendere i titoli a una specifica estate. Posso togliere terra a una specifica estate. Ah, però devo fare carta di Diaz. Mazza, questa è bella, questa è carina. Vabbè, no, comunque faremo meritocratic recruitment, un altro sconto agli advisor. Quindi diciamo sarà garantito che con uno stato piccolo ma economicamente forte avremo tutti advisor livello 5 e continueremo a svilupparci a bestia con una ottima amministrazione dello stato, ragazzi. Stabilità così, perché sei stronzo. Vabbè. I punti del Papa, prima che arrivi in accento, non ci siamo proprio. Non ci siamo. Se tolgo terra, chi rosica? Tutti. Ok, clero, 14 terra, 18 per... vabbè. Vabbè, per adesso non mi serve, quindi fammoli arrivare al 50% d'amicizia e poi tolgo terra senza litigarci. Il ballà medio è 66%, alcuni reggimenti stanno proprio completamente ballati, quindi... Questi stanno da paura. Che me dà il ballare tutto l'esercito? Questo arco me lo scordo subito. Allora, Landfire Damage, Shock Damage, perdita del ballà, Siege Ability, Mercenary Cost e Manpower. Ok, in realtà il singolo esercito poi c'è da pure altra roba. Fire Damage, Shock Damage in più e invece Fire Shock ricevuto in meno. Massa ho 20%. Uno di stabilità e 25 punti di titolo, ragazzi. Non bisogna mai disperare. Un aiuto verrà sempre dai nostri advisor. Allora, questo sta a 44 anni, lo potrei pure portare a livello 4. Però non lo so se già me... Vabbè, costerebbe forse 5 per 2,5. Vabbè, ma mi serve sto punto così urgente. Non lo so. Cioè, sì, vorrò fare le idee probabilmente del trade, ma... Non lo so se è proprio così urgente da fare tutto quanto. Ok, visto che manca tutto sto tempo, appena sto qua vicino al cap dei punti amministrativi abbasso l'inflazione, ad esempio. Terra non la tolgo, va bene. Ricontrolliamo sempre se davvero ci vuole... Comunque la Boemia perde tempo, ragazzi. 30, 30. Finché io non so imperatore, ma la gente fa passare ugualmente riforme imperiali, ragazzi, per me va bene tutto, eh. Perché io devo, quando diventerò imperatore, se mi ritrovo con 5 riforme fatte, va bene uguale.
Ok, ad Augsburg posso fare che è qua? Ah, 75 punti amministrative, 0,75 inflazione. Ma l'inflazione per abbassarla costa 73. Quindi in realtà diciamo che mi ha fatto perdere 1,25 inflazione sta cosa, ok? Gratis. Ho 20% di abilità dell'esercito. Allora, Land Force Limit non lo faccio. Land Maintenance, dovrei fare questo. Chi è qua? Ma salviamo una partita con i reggimenti d'elite? Quanto costa l'esercito? 9. 15% e manco 1, quindi. Forse è 1 e qualcosa. Ma lo posso permettere tranquillamente, tiè. Ragazzi, se fanno una partita d'esercito d'elite, c'è un altro 40% di velocità del ballà accumulato. Trevo con Wuttenberg finita. Ok, tanto devo riannare a vedere qui. No, ancora non posso. La tech amministrativa non la posso fare l'anno prossimo, ma voglio l'innovativeness, la facciamo subito. 6 di innovativeness. Un altro gruppo di idee. Voglio le idee del trade. Le idee del trade mi danno 3 deficiency in interessi all'anno con le innovative e con le qualità un altro 3 deficiency. In più prendo Global Trade Power, Merchant, Trade Range, Trade Efficiency e costo del mercantilismo, Merchant Trade Power, Trade Steering, Caravan Power, Mercante Burger Lealtà. Ok, allora è tutta roba buona. Facciamo le idee del trade. Non so se conviene far prima la tech o l'idea, ma nel caso tanto non prendo l'innovativeness, quindi fammi fare affari miei. Ok, mi sa che il mese prossimo 33, no, ci vanno altri 2 mesi. Ok, vabbè, comunque ragazzi, il nostro paese sta andando da paura. 20 e 19, io continuo a far tutto, ragazzi. È morto pure un'altra barra, ragazzi, un'epidemia di advisor morti. Qui chi ci mettiamo? Production efficiency? Eh sì, ci mettiamo lui. È finito ufficialmente a un lawful territory. Quindi noi ci mettiamo production efficiency, così con 40 famo pure altri soldi. Allora, perché costa di più? Administrative advisor cost. Military advisor cost. Diplo advisor cost. Boh. Perché questo costa 40 mentre quest'altro costava tipo 20 da via, scusami. Non ho idea. Non ho veramente idea. Vabbè, va bene uguale comunque. Siamo quasi arrivati al doppio claim, ragazzi. Ribelli non ci sono. I nuovi reggimenti già sono ballati a 68. Quindi noi abbiamo proprio 10% dell'unfair damage al nostro generale. È veramente un esercito d'elite abbiamo fatto. Ok, 30. Ulm, ti è perfetto. Poi Memmingen moriva. Io direi di mettere uno che gira sugli alleati. Ma per diventare imperatori è proprio impossibile? Allora, Palatinato ce l'ho da basso. Ok, l'altri proprio non ci cagano. Per adesso imperatori non ci siamo. Non ci siamo, ragazzi. Beh, pure perché se diventiamo imperatori in ste condizioni ci fanno piagne, eh. Ok, tiè. Quindi abbiamo il claim anche su Memmingen. 38 euro bastava? No, proprio lui costa di più, ragazzi. Questo si fa da più sordi. Nato a Durlach. Si fa pagare Philip Wachmust. Ok. Comunque, ma il nostro erede è strong, sì? Sì, sì, è strong. Allora, in realtà posso pure abdicare appena questo c'ha 15 anni, ragazzi. Così prendiamo 2-3-4 invece che 1-1-4. Che insomma è una bella differenza. Comunque ho fatto uno che gira tra gli alleati, ma metto uno a girare tra i subject. Che è l'ultima idea così? Sì, questa la mettiamo. Artillery Combat Ability, Disciplina.
Posso mettere il primo mix Infantry Combat Ability 15%. Intanto qui abbiamo Missionary Strength e Tolleranza degli Eretici, Stability Cost Modifier e Tolleranza degli... Vabbè, siamo andati in paro con gli Eretici senza problemi. Praticamente abbiamo preso uno dei missionari per 5 sconto costo stabilità. Potrei prendere 10 di Aggressive Expansion prendendo st'idea. C'è 10% di sconto all'Aggressive Expansion. Vabbè, guarda, io non credo che prenderemo l'Innovativeness di questa. Sì, è stata scoperta nel 12. Sì, quindi famo così. A proposito, chi è che sta a Tech 10? Sì, guarda questo. Chi è che sta a Tech 10? Nessuno, so io il più sviluppato. Forse mi conviene andare a vedere sul filtro delle tecnologie, eh. Che magari manco ciò. Ah no, eccolo. Ok, Venezia 9. 9. 10, 9, 9. Trevi, che ma come voglio far scoprire la spia da Trevi? Manco dall'Impero Ottomano in realtà. O Portugal non serve a un dick. Vai, mettiamo una spia su O Portugal. Oddio, su Hangout, che Hangout c'ha 10 punti sviluppo in diplo. Ok, cerchiamo di arrivare più vicino possibile a 100 di spia, così prendiamo lo sconto alla Tech Diplo, visto che quelli stanno più avanti di me sulla Tech. Ok, vedi? Mulasian Spy Network in Hangout, così per la prossima Tech risparmiamo. Se intanto questi fanno pure la Tech Militare 10... risparmiamo anche sui punti militari, ok? Punti amministrativi li abbiamo già portati alti da soli per non perdere innovativeness. Eccolo, eccolo, state maintenance 25% in meno. Intanto abbiamo quasi 50 punti del Papa, che non so che cosa... construction cost, questo non sarebbe male. Sarebbe pure da fare questo per un punto di diplo rep, che non sarebbe male veramente, eh. Allora, tregua con le tre leghe è finita. Comunque scusami, ma Buttenberg lo posso annette? Sì, ma me odia. Sì, me odia, 12 posso fa. Dovrei dargli di tutto e poi ritorno a prendere i tre punti di diplo rep. Che mo non c'ho. Quindi scusami, l'Impero Ottomano ma accetta knowledge sharing. L'Austria? Beh, l'Austria se già me l'accetta va bene, quindi. Ah, vaffanculo. Lo sto a fa su... lo sto a fa sul mio vassallo, quindi appena questi ci hanno... che cosa, magari posso farlo a qualcun altro. Lo sto a fa sulle tre leghe, vabbè, dai, fortunatamente tra poco finisce. Ma insomma, a parte l'Impero Ottomano... Oh, e Eyalet Magaristan! Che è successo qua? L'Ungheria è diventata un Eyalet! Oddio! Questo Impero Ottomano... un po' così, un po' pericoloso. Ok, comunque 12 de spia mi danno, penso l'1% de sconto alla tech, fammi vedere. No, 0,6. Quindi che è mezzo de sconto ogni 10%? Tolerant Society. È uscita la riforma a Regensburg. Ecco, mo, che devo fare? Devo diventare protestante o riformato? Non lo so, Garqua. Non lo so, ragazzi. Veramente non lo so. Io direi che non fa niente. Ad Augsburg escono 17 ribelli. Allora aspettiamo un attimo che questo si ripia. Non voglio litigare col Papa. Intanto con questi posso fare allegato papale. Costo costruzioni non è male. Early inflation. Questo non sarebbe male. No, famo legato papale. Così prendo diplo rep. Meno 30 col palatinato. Non è impossibile farmi votare in realtà.
No, qui non c'ho niente da fa. Donaward, ok. Uh, 50 punti amministrativi litigando con i nobili. Allora, intanto io vado là. Mese prossimo ci pistiamo con questi ragazzi. Quindi vai a cagare. Ok, battaglia di Augsburg l'abbiamo vinta, ovviamente. Mo perdiamo qualche soldo per i fiamme con l'esercito, però insomma... Ok, dovresti almeno 1% di costo. Sì, buono, buono, vedi, la rete di spionaggio funziona sempre. Se non mi cercano la spia, in out si vola. Magari ho 40% di spia, 2% di sconto e buttavo via. È come se ha fatto un'idea diplomatica, un'idea... un'idea militare. Ogni idea ti dà il 2% di sconto nei relativi punti, ragazzi. Quindi tu finisci un gruppo di idee, 14% di sconto la tech. Diciamo che se tu fai tutte idee della stessa tipologia, per quanto possibile, perché poi ci stanno dei limiti, che ne so, tutto militare, c'hai degli sconti potenti alle tech militari, ad esempio. Ok, qui sto a girare su tutti gli alleati. 83 punti col Palatinato. Mainz pure, in realtà secondo me non ci vuole molto. Vedi, la legittimità è il problema. Quindi il prossimo King si vola. Prossimo King si vola, quindi dovrei fare... Ma posso farlo di casto, ragazzo? La legittimità deve stare almeno a 50 per... vabbè, allora devo aspettare... Mainz. 0,56 all'anno, quindi c'ho 8 anni. E madonna, no... Oh, ha finito le cose. Ha finito il knowledge sharing. Ok, andiamo a vedere chi mo prende. No, offer. Nessuno. La Lituania. C'ho meno 10. La Polonia. Ok, guarda, faccio l'amicizia con questi e poi me lo chiedono loro. Se intanto me lo chiede l'impero ottomano va bene uguale. Questi non devono essere neutrali. Ok, c'è un incidente imperiale. Io faccio questo del Lanza, in realtà non me lo sono mai cagato. Allora, tutte le città libere entrano nella Lega Anseatica, no, ti piscio. Dopo è impossibile viarle. Un embargo contro la Danimarca. Ma non se lo caga nessuno sta soluzione. Quindi io voto questa, così prendo 5 d'autorità imperiale i boemi. E magari fanno pure passare la prossima riforma. 15 fervore e l'incenso costa di meno. Vabbè, questo in realtà non mi interessa. 51% terra. Che vuoi? I burger mi danno solo una cosa positiva, quello non lo devi fare se sono troppo influenti. Va bene ragazzi, comunque 31% di spia in out, quindi ho meno 1.5 di costo sulla tech. Come vedete, insomma, tra 2 anni sicuramente potrò fare queste tech. C'ho 5% di sconto, 20% di costo in più perché stiamo troppo in anticipo, però insomma se ripiamo subito, se intanto hangout fa pure la tech militare ci fa sognare. Con questo vi saluto e alla prossima.